Bentornati su Mario e Luigi Superstar Saga. Nella scorsa sessione siamo stati a Toadopoli. Inoltre Mario si è ammalato e l'abbiamo curato grazie ai poteri psichedelici di Psycho Kamek, che tra parentesi ho sbagliato, cioè non ho menzionato, che indossa la tuta, tra virgolette, il vestito, il costume, ecco, dei maghi bianchi di Final Fantasy. Bene. In questo episodio torneremo nel deserto, di cui non ricordo il nome, ancora non capisco il perché non me lo ricordo, e proveremo a sconfiggere questo coso perché lo odio, odio questi cosi, non posso fare nulla se ci sono questi, muori, grazie. Inoltre andremo a prendere i pezzi del fagiolo stella, perché non so se lo sapete, ma dobbiamo prenderli perché Ghigno Bowser, Ghignarda più Bowser, ha rapito Peach. Quindi sì, è una cosa molto comune. Per questo mi sono lamentato: Peach, perché sei così intelligente da venire a Fagiolandia? Ma lasciamo perdere. Salto! Bom. Probabilmente sarebbe andato nel mondo dei funghi a prendere Peach direttamente, eh. Allora, vediamo un po'. Qui sopra è giusto? Credo proprio di sì. Sì, sì, ops, ho sbagliato. Allora, qui non sono stato perché pensavo di trovare un altro fagiolfrutto. Infatti i fagiolfrutti li voglio prendere più in là nel gioco, però a quanto pare si possono prendere anche adesso, e non dico i fagiolfrutti, dico le cose che sono presenti in questo giardino, ok? Mi raccomando, per annaffiare si usano le mani, per far il solletico e far crescere la pianta, in questo modo. Allora, ovviamente non c'è bisogno di annaffiare tutte le piante, ma per mania di completismo lo farò. Allora, nel frattempo vi posso dire che qui non c'è un fagiolfrutto, mi sono completamente sbagliato, ci sono solamente dei fagiolghigni, se non erro, nascosti. E poi basta, ci sono altre due piante, perfetto, vedete? Ce n'è uno lì. E poi non dovrebbe esserci più nient'altro, quindi dopo questa parte torneremo nel deserto, che non ricordo come si chiama, Val Sorriso si chiama, ok. Torneremo a Val Sorriso per vedere dov'è il pezzo del fagiolo stella. Ah. Non preoccupatevi che i pezzi del fagiolo stella sono solo 4, fortunatamente. E per quello che ricordo, ce n'è uno che non ricordo. Allora, ricordo dove sono 3, ma il quarto non so dov'è. È strano detto così, forse il gioco me lo dirà più avanti, perché adesso, ora come ora, non me lo ricordo per niente, ok? Ah! Oh. E prendiamo questo. No, sì, vai. Boom, fagiolghigno. No, ok. Anche qui, sotto questi germogli, dovrebbe esserci qualcosa, giusto? Dovrebbe. Eccolo qua, infatti. Che bello ricordarsi bene delle cose che bisogna ricordarsi bene in pratica. Qua ci posso arrivare? No, devo fare il giro, che pizze. Qua c'è un altro di questi cosetti. Mi raccomando, se li vedete in giro per il regno, prendeteli, o meglio, prendeteli, ok, così. Perché conviene davvero, conviene davvero. Io da giovane avevo un animo burlone, facevo riempire la bocca. Ok, non mi era nessuna ricompensa se riempi tutto quanto il giardino. Bene, l'ho capito. Qualcosa qui? Ah, ho scoperto inoltre che a Toadopoli c'è qualche blocco che ho mancato. Però adesso non mi viene in mente, non mi ricordo qual è, quindi preferisco non farlo. Allora, Val Sorriso, a causa di una frana bla bla, abbiamo già risolto quel problema. E adesso andiamo. Allora, ora che non c'è Peach, possiamo vedere. Sobborgo di Fagiolandia verso Toadopoli è di là. Allora, qui è la mappa. Non siamo ancora stati qua, vero? A sinistra. Però mi sa che non ci possiamo andare. Boh, controlliamo. No, non ci possiamo andare, ci servono dei super martelli. Quindi per adesso niente. Inoltre questo pezzo sembra molto sospetto, perché non provare a scavare? E infatti c'è un fagiolghigno. Allora, state molto attenti a tutti i cosi circolari della Val Sorriso, perché di solito ci sono degli oggetti. Allora, a tal proposito, cercherò di prenderli tutti, perché mi servono dei fagiolghigni per fare un sacco di robe. E quindi, sì. E non so se lo sapevate, ma potete andare qui a destra, quindi andiamoci, perché questa è la strada giusta. E prendiamo anche questi fagiolghigni. Ok, perché ci possono servire? Qua che ci sta? Oh, va bene. Ops. Scusate, mi sono confuso. Ah, adesso ho perso qualche moneta. Ma pazienza, dovrei averne abbastanza. Inoltre, nel caso mi dovessero servire tanti soldi, posso farmare, non ho problemi. Il punto è che si farebbe anche l'esperienza. Quindi penso di andare con la strategia... Ehi, Mario piccolino. Aspetta, faccio vedere, tanto per... Così e così. Che dà monete danneggiando Luigi. Però adesso non mi va, ok? Allora, dovremmo essere arrivati, vero? Sì, siamo praticamente arrivati. Allora, qui c'è una nave. E lì c'è il fagiolo stella, si vede. Quindi andiamoci. Però qui sotto cosa c'è? Non mi ricordo mai. Direi quasi nulla. C'è un... No, non c'è niente. Ok, allora andiamo su. Verso quella nave. Molto strano trovare una nave qui, aggiungerei.
Perché? Va bene, andiamo a controllare. No, devo fare così. Ok, non mi serve lo spin, vero? Ok. Scheletri? Oh, dunque questa è la cosa che ha più buttato al cielo, ha colpito il portellone? Sì, ne sono sicuro. E ora il portellone è rotto. È una bella seccatura. Già, già, già. Comunque dal frammento scaturisce una luce abbagliante. Non so cosa sia, ma per ora mettiamolo nella stiva. Ok, allora, potevate arrivare in questo punto, prima, quando c'era Peach, però era il portellone chiuso, c'era tutto quanto bloccato e non si poteva entrare. Quindi adesso entriamo. Salviamo, perché questa è una nuova location! Ed è molto interessante sapere che questa è la... nave Ridolina. Boom. Allora, la nave Ridolina è un luogo molto particolare. Ci sono molti scheletri, a quanto pare. Ascoltatevi, stupirete! Questa nave è famosa in tutto il mondo con il nome di Ridolina. Il motivo? Trasportiamo la gazzosa Ridolina. Ovvio, no? Stupiti? Allora, nel caso foste un po' confusi, la gazzosa Ridolina e il nettare Ridolino sono due cose diverse. Il nettare Ridolino è una gazzosa che è riuscita a fermentare davvero tanto, per appunto diventare il nettare Ridolino. La gazzosa è lo stadio precedente a questo, ok? È un po' quello che abbiamo visto nella cantina Ghigno, che c'erano i barili pieni, ecco. Il nettare Ridolino era il boss, mentre questa era la gazzosa. E dovremmo riuscire anche a trovarne un po', eh? Allora, arrivo a 20 e poi mi interrompo, perché sapete che io odio i blocchi vai e vieni. Oh, sto andando bene. Ok, basta. Perfetto. Allora, qui ci sono davvero tante cose da fare, quindi cominciamo. Potrei parlare anche con tutti quanti gli scheletrini, mi convierrebbe, sapete? Allora, qui c'è il Captain, tanto per dire. Allora, cosa vuoi sapere perché questa nave si trova nel deserto? Beh, si tratta di questo, la nave è affondata. Da allora è passato tanto tempo, finché a un certo punto il mare è divenuto deserto. Ah, ma avrebbe senso. Nel frattempo anche i nostri corpi si sono trasformati, non ci restano che le ossa. Diciamo che... no, non voglio fare battute sulle ossa. Allora, qui aggiungerei, venite qui dentro perché c'è il tesoro del capitano, tra virgolette. Ci sono molti strumenti che potrebbero essere abbastanza utili per voi. Sicuramente alcuni te lo saranno per me, tipo questo fungo cura se morirò. E basta, questa è appunto... o meglio, questa è la gazzosa Ridolina. Bene. Allora, andiamo nella stiva perché lì c'è il fagiolo stella, giusto? Credo. Ehi, ci siete? Non ci si può bere la gazzosa Ridolina senza permesso. Ok, quindi sappiamo che bere la gazzosa Ridolina all'interno della nave Ridolina, a quanto pare, è un reato. Allora, no, non possiamo andare ancora qui sopra. Andiamo sotto. Un punto di salvataggio, perché? Ehi. Allora, vediamo un po'. Ehi, tu, per poter entrare occorre un abbonamento. Per ottenere l'abbonamento devi fare qualche cosa di utile per questa nave. Qualcosa di utile per questa nave, ma... chissà dove potremo andare a fare qualcosa di utile. Forse nell'unico luogo che non abbiamo ancora visto. E infatti. Un impiego di concetto come questo mi fa venire mal di testa. Non fa per me. Infatti, questo è il motivo per cui i zoticoni hanno problemi con questo lavoro. E nella versione inglese diceva non andartene. Quindi, sì. Oh, giusto il tempo. Eravamo proprio a corto di personale. Voi due non aveste intenzione di lavorare? Ma perché no, dai. Bene, allora venite qua. Allora, minigiochi. Sì, minigiochi. Sono Binky, piacere. È uno scheletro di Donkey Kong. Se riuscite a vincere 10 punti barile diverrete i miei protetti. Vincete voi, vinco anch'io. Che ne dite di una sfida barile? Come si fa? Si devono allineare i barili dello stesso colore in orizzontale o in verticale. Vi dico come fare, ma poi dovete provarci voi. Grazie. Odio questo minigioco. Mario, vai a destra e a sinistra con la pulsantiera plus. Luigi, tu vai su e giù. Perfetto. Fino a qui è facile. Fai 10 passi a testa. 1... 10, giusto? Sono? Perfetto. Ecco come si spostano i barili. È divertentissimo. Ci siamo spostati noi, non i barili. Tieni premuto il pulsante A e la pulsantiera su e giù per spostare la linea di Mario. Tieni premuto il pulsante A e la pulsantiera sinistra-destra per spostare Luigi. Ancora non ho capito perché non si usa il B. Oh, pazienza. Mario sposta i barili. Prendi il pulsante A per la pulsantiera bla bla bla. Così? Ok. Allora, Luigi, fallo pure tu. Così? Yahoo! Sono un bravo insegnante. Ora esercitatevi da soli. Allora, proviamoci un po'. Allenamento. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Bisogna fare... questa qua ovviamente è a tempo, figuratevi se non era a tempo, quindi... no. Ok, mi serve un blocco qui. Luigi, vai. E... questa è la strategia, in pratica. Allora,
Potete anche fare così, nessuno vi vieta di fare così e fare questa combinazione. Bisogna fare 10 punti ovviamente quando saremo nel minigioco vero e proprio, però non è affatto facile questo minigioco, lo odio, aggiungerei. Cosa faccio qui? Mi serve un blocco? Un attimo, ok. Tipo in questo modo, ok? Inoltre il gioco è creato in modo da non farvi fare punti in automatico, quindi è inutile se provate a... Un attimo, ok. È inutile se provate a fare... tipo mettere più blu vicini possibili. Il gioco non dovrebbe permettervi di fare una linea appena il Binky vi ritira il coso. Ok, interrompi l'allenamento? Sì, e adesso proviamoci. Sei riuscito a vincere bla bla. Andiamo. È difficile, eh? Allora, iniziamo in fretta, in fretta. Allora, sì. Qui. 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 Aiuto, aiuto, aiuto. No! Ho sbagliato già. Come diamine faccio? Aiuto! Non è facile, ripeto. Mi sa che mi conviene fare così e così. Ok, uno. Devo farne 10, eh. Mamma mia, perché questi minigiochi? Io li odio questi minigiochi. Va bene, rosso. La cosa più difficile non è neanche questa, quindi... Allora, cosa diamine... Aiuto. Allora. Sì. No. Boh. Aiuto! Non li so fare questo minigioco, seriamente. È difficile. Per me. Non riesco a fare un minigioco. Ok, vediamo se ci riesco. Allora, rossi, rossi, dove stanno i rossi? Facciamo una cosa, tiriamo tutto su. Bene. Allora, se qua non ci fosse questo qui, ma ci fossero dei rossi. Ok, perfetto. Allora, blu, eh. Allora, qui giù. No. Ok. Perché io odio sti minigiochi? Aiuto. Ok, qua ci manca il rosso, qua ci manca il rosso. Mi sa che devo fare così però. Esatto. Ok, ne abbiamo fatti 5, eh. Questo è semplice, dai. Questo ce la faccio. Altri rossi? Qua no, non basta. Forse qua ce la facciamo a mettere un rosso? Mi sa proprio di... no. Così sì però. Yeah. Allora, il blu, giusto? Sì, mi conviene fare così. Allora, giù. Qui. Giù. Qui. No, aiuto. Qui. Aiuto. No, seriamente, è bruttissimo. Io non so fare questo gioco, ok? Sono arrivato a 8, fortunatamente. Non so neanche come, quindi... allora, forse così. Sì, allineiamo i rossi prima. Dovrebbe essere così. Perfetto. E adesso comincio ad inserire i barili gialli. Fortunatamente siamo già arrivati alla fine, quindi... Ok, potremmo tecnicamente già smettere, però perché non provare a migliorare il nostro punteggio finché non ci restano quei 50 secondi che sono, sì. Allora, no. Poi, così. Giù. Al massimo proviamo ad arrivare, non lo so, a 15. Volendo i gialli si possono allineare, vero? Non sono messi solamente per bloccare. Però, non mi conviene, secondo me. Non vi conviene. No, ho sbagliato il coso. È così. È così. Ok, su. Da. Du. 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 Due blocchi qui, per favore. Uno e due. Ok, perfetto, ci sto capendo qualcosa, forse. Oddio, no. Vabbè, abbiamo finito tanto, dai. Quindi, scialla. Allora, aiuto. Così. Sì, mi sa proprio di sì. Vabbè, non importa, finito il tempo. E adesso abbiamo completato il minigioco, fortunatamente. Grazie per il vostro lavoro, per fortuna ci avete aiutato. Come ricompensa per il lavoro prendete questo. L'abbonamento. Se vi venisse ancora voglia di lavorare, passate di qua. Dei bravi lavoratori come voi sono sempre benvenuti. Allora, una piccola cosa. Nella scorsa sessione ho detto che a Val Surrido si prendevano i ridi fagioli, se non sbaglio, i fagioli gialli. Non è vero, i fagioli gialli si prendono solamente nei minigiochi. Infatti dovrò fare, non credo un episodio speciale, ma dovrò fare dei minigiochi per prendere quei fagioli, perché mi servono. Oh, come? Hai ottenuto così l'abbonamento? Bene, ora ti conosco e mi ricorderò di te. Grazie. Allora, altra gazzosa, e qui c'è il fagiolo stella. Portare il frammento nella stiva è una buona idea, ma dove lo rinchiudiamo? Oh? Cosa? Dite che forse questo è un pezzo del fagiolo stella? E che voi due siete venuti fin qui per prenderlo? Davvero? Volete questa... cosa?
Beh, ve la potrei anche dare, ma c'è un problema. Il nostro portellone si è rotto e il danno va ripagato. Quindi non ve lo do gratis, ovviamente, aggiungerei. Bene! Vedete lì il mozzo grandosso? Fatelo uscire dal muro. Se ci riuscite vi darò quel che volete. Queste sono le condizioni del nostro scambio. Mozzo grandosso. Le bolle della gazzosa mi frizzano le ossa. Volete farmi un sorriso alla mia compagnia? Questo praticamente si è bevuto la gazzosa, credo. Venite, guardate mozzo grandosso, guardate come si è ridotto. Ha bevuto troppa gazzosa ridolina e non riesce più a passare dal muro. Ha persino dimenticato dove ha messo l'esplosivo per il muro. Non si può proprio aiutarlo. Ho letto bene? Sì. Cosa succederà a Mozzo Grandosso? Scopritelo nella prossima parte di Mario Luigi Superstar Saga. Sto scherzando, ovviamente. Allora, dov'è la dinamite? Non ne ho idea. Andiamo a cercarla. Magari qualcuno o qualcosa ci potrà dire: ehi, c'è un qualcosa di strano qui, in questo caso. Abbiamo appena fatto delle riparazioni di emergenza sul pavimento. Non saliteci sopra. E per saliteci sopra non intende così, giusto? Ma intende così. Non ho capito perché in italiano è saliteci sopra, quando, se non ero in inglese, è non fate qualcosa che potrebbe provocare tremori. Adesso non ricordo com'è. Allora, ovviamente c'è una dinamite, quindi ora arriverà la battuta. Mozzo Grandosso, lasciati dare una mano. Yo-h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 o-